Negli ultimi 10 anni ho partecipato, per via del lavoro che svolgo, a due missioni umanitarie, dove ci siamo ritrovati in Africa a fare visite oculistiche optometriche e a dare occhiali a gente che non aveva di che vedere, permettetemi. Quando sono ritornato dalla seconda missione ho detto: guarda, visto le cose da noi, visto A, visto B, visto C, sarebbe il caso che io una piccola missioncina la compio anche a casa mia, ma non per lasciare il segno, per esortare tutti quei cittadini dormienti, delusi, emarginati, quasi disgustati dalla politica, di avvicinarli di nuovo alla politica, perché la politica e la democrazia devono camminare di pari passo. Su questo non ci piove, nella legalità e nelle leggi che vanno sempre migliorate per il bene collettivo, non per il bene di pochi. Sono sempre più convinto che quando si resta incollati a una sedia per 10, 20, 30 anni si diventa dittatori di se stessi, dittatori di se stessi, nel grande come nel piccolo. Quindi il ricambio, piace, non piace, fa bene, non fa bene, va sempre fatto. E Fondi ha bisogno di questo ricambio, per tanti motivi che i colleghi, mi pregio di chiamarli colleghi, al momento almeno, sanno benissimo. Un motivo per votare il sottoscritto Giuseppe Manzo, rappresentato nella lista del Movimento 5 Stelle, è proprio questo, perché tutti sanno la mia trasparenza, la mia schiettezza nei confronti dei cittadini, di cui mi faccio portavoce, è nota a tutti. Quindi votatemi, sarò sicuramente dalla parte vostra. Grazie.